Tanti auguri! Come diciamo? Una festa a sorpresa per il compleanno di Papa Francesco, che ha spento le candeline sulla torta per i suoi 77 anni un po' in anticipo, in mezzo ai bambini assistiti dal dispensario pediatrico Santa Marta, che ha poi voluto baciare e abbracciare uno ad uno. Si è concluso così sabato scorso l'incontro del Papa con i responsabili, i volontari e le mamme e i bambini assistiti dalla struttura caritativa vaticana fondata nel 1922 da Papa Pio XI. Ringrazio l'amore che voi avete, la gioia, questi bambini, i doni, la torta, che era bellissima. Dopo vi dirò se è buona o no. Grazie tante. Che il Signore vi benedica. Prima della torta e dei regali, 9 bambini hanno composto una figura con altrettanti cubi che riportavano scritte con valori come l'amore, la gioia e la semplicità. Girata la figura è apparso il ritratto di Papa Francesco. Poi sono state le mamme che trovano aiuto nel dispensario, rappresentate dalla peruviana Elisabetta, a salutare il Papa. Che cosa dire del tuo sorriso? È così sorprendente che arriva al cuore di tutti, donandoci tantissima pace. Sappiamo di essere nel tuo cuore e nella tua mente. E siamo contenti perché ogni giorno ci aiuti ad incontrare Gesù. Caro Papa Francesco, questi nostri bambini ricevono oggi il più bel regalo di Natale che potessero immaginare, il tuo sorriso, una tua carezza, un tuo abbraccio. Sorrisi, carezze e abbracci che il Papa non ha lesinato alla fine dell'incontro, intrattenendosi a lungo con le 270 famiglie in difficoltà accolte dal dispensario, che vengono soprattutto dall'America Latina e dall'Africa, ma anche da India, Sri Lanka e paesi dell'est europeo. Per loro 22 medici volontari offrono visite gratuite e 25 operatori, sempre volontari, distribuiscono alimenti, vestiti, pannolini e giochi. La responsabile del dispensario, Suora Antonietta Colacci. Le nostre giornate sono scandite dalla gioia dell'essere cristiani, dalla luminosità di un sorriso e dal calore della riconoscenza. Prima della festa nell'Aula Paolo VI, Papa Francesco aveva visitato i locali del dispensario nel Palazzo San Carlo, a pochi passi da Casa Santa Marta. Accompagnato dall'elemosiniere Monsignor Krajewski, che è presidente della fondazione che gestisce la struttura, il pontefice è entrato nell'ambulatorio e nelle stanze dove quest'anno sono state garantite 3.500 visite mediche e 120 colloqui per nuove famiglie da assistere.